Gran goleador della giornata, Halilovic. Ed eccoci a Utrecht, dove l'Utrecht ha battuto la Dinamo Kiev per 2-1 al 40° del primo tempo. Vanno in vantaggio gli olandesi. Al termine di questa azione, cominciata con un gran tiro da lontano, ma poi proseguita fino a questo cross per il colpo di testa di Kroijs vincente. Colpo di testa di Kroijs, 1-0 in favore dell'Utrecht a 5 minuti dalla conclusione. Rivediamo la parte finale con il cross molto bello dalla sinistra e lo stacco di Kroijs, che peraltro era stato lasciato un po' troppo solo dai difensori. 18° della ripresa, azione di calcio d'angolo, viene ripetuto il calcio d'angolo dalla parte opposta, il corner radente è stato mandato ancora oltre il fondo e questa volta colpo di testa all'indietro di Van Loon ed è il gol di Van Loon che porta il 2-0 per l'Utrecht, un risultato valido a questo punto, un risultato quasi di garanzia. Rivediamo l'azione, il corner, il colpo di testa all'indietro di Van Loon ed è il 2-0, ma nei minuti conclusivi c'è un importante gol da parte della Dinamo Kiev, un gol che dimezza il punteggio, ma soprattutto per il valore dei gol segnati in trasferta è molto importante. Il gol di Demjanenko, vedete che è un po' trovato questo gol. Demjanenko arriva appena appena a toccare la palla con la punta, palla che poi batte sul palo e finisce in rete. Anche nella ripetizione si può vedere bene come l'azione sia stata un po' fortunosa. Ecco l'aggancio proprio al pelo e la palla che schizza sul palo e va in gol. 2-1. Ed ecco la vittoria del Cercle Bruges, formazione